460 posti di blocco, 580 persone e 400 veicoli controllati, un arresto e una denuncia a piede libero di due cittadini stranieri sono i risultati dei controlli rafforzati del territorio dei carabinieri della compagnia di Cantù nell'ultima settimana, che hanno visto l'impiego ogni giorno di 100 militari con 35 pattuglie. Nello specifico, i militari della stazione di Lomazzo hanno eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un trentenne, cittadino italiano di origini straniere, che dovrà scontare una pena di 6 mesi di reclusione per danneggiamento e furto aggravato, reati commessi nel 2017. I militari della stazione di Turate hanno inoltre denunciato a piede libero per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e ingresso e soggiorno illegale nel territorio italiano due cittadini marocchini di 27 e 36 anni, irregolari e senza fissa dimora. I due sono stati controllati nel pomeriggio del 14 febbraio in via Fenegro a Turate, a bordo di un'auto a noleggio, e dopo la perquisizione i militari hanno trovato all'interno dell'abitacolo un panetto di hashish di circa 88 grammi. Nel corso dei prossimi giorni, annunciano i carabinieri, i controlli continueranno con personale in divisa e in borghese.